Eccolo qua in persona, Steven Seagal. Eccolo. In America impazziscono per lui. Hello? Ciao, welcome to our show. Allora, amici ascoltatori, come vedete è un gigante, del resto è così bravo che non poteva che essere un gigante, avete visto come ha fatto fuori tutti quegli avversari in questo filmato. Comunque noi sappiamo molto poco di Steven Seagal perché, insomma, è da poco che è venuto alla ribalta, ci sono stati pochi film in Italia anche. Io spero, mi hanno detto che capisce anche un po' di italiano. You understand Italian, don't you? Most of what you're saying, not all of it. Allora io le farò delle domande in inglese e poi ve le tradurrò in italiano. Allora, come dicevo, noi sappiamo poco di lei purtroppo e quindi vorrei fare qualche domanda sulla storia della sua vita. Ecco, tanto per incominciare, dove è nato lui? Lei, where were you born? I was born in Detroit. A Detroit, è nato a Detroit, ecco. E i suoi parenti da dove vengono? Di che discendenza è? Where did your parents come from? My parents were both born in America. Were born in America. Yeah. I see, but are you of Italian descent? Yeah, I have some Italian on my mother's side and some French and Russian. Ecco, pensate, è in parte di discendenza italiana, parte francese, parte russa, insomma un fritto misto, c'è un po' di tutto. Comunque c'è un po' di sangue italiano ed è per questo che capisce anche l'italiano molto bene. Tuttavia, senta, mi pare che lei ha vissuto in Giappone per qualche anno. You lived in Japan for many years, how many? About 15 years. 15 anni, ha vissuto in Giappone per 15 anni. But why did you go there? Perché è andato lì? I wanted to study the martial arts and the mysticism and healing arts. And Voleva studiare le arti marziali, difatti ci ha dimostrato che le ha studiate molto bene, queste arti marziali, soprattutto l'aikido. And how many films have you made so far? Four. Quanti film ha fatto fino adesso? Four. Sentiamo un po'. Four. Yeah. Four. Ecco. You are in Italy now because you expect to work here in Italy? Yeah. Mm-hmm. We have a big movie called Uomo di Onore, which we'll be filming a lot in Roma, Agrigento, Sicily. Quindi farete un film, dice, che verrà girato a Roma, ad Agrigento, eccetera. Senta, non è che ci sono delle possibilità di collaborazione col nostro grande patron, con Silvio Berlusconi? Are you going to work with Silvio Berlusconi maybe in the future? I think so. You think so, but you didn't sign the contract yet. We don't need contracts. We don't need contracts, okay. Vedete, questo, dobbiamo dire, diavolo di un Silvio Berlusconi. Il mondo del cinema lo accusa di rovinare il cinema con la sua televisione, invece poi è lui che alla fin fine produce i più grandi film ed era logico che si assicurasse un personaggio come Steve Seagal, che come vi ho detto è un numero uno in America adesso, perché pensate, la gente fa la coda davanti ai cinema per andare a vedere i film interpretati da lui e quindi noi abbiamo appreso con piacere che adesso farà anche qualche film che verrà prodotto da Silvio Berlusconi, quindi sarà un attore di casa sicuramente nei prossimi anni. Senta, signor Seagal, lei è un grande attore e noi siamo lieti di averlo ospitato qui con noi questa sera, però c'è una cosa che non tutti sanno, io l'ho appreso così per caso, lei è sposato con una donna bellissima, una brava attrice, che tante volte abbiamo fatto vedere negli spezzoni delle nostre trasmissioni. Ecco, questa sera il grande protagonista è lui, però io so che sua moglie lo ha accompagnato in Italia e allora noi avremmo il piacere di vederla di persona. Certamente ricorderete tutti la signora in rosso, vi ricordate che donna favolosa, Kelly LeBrock. Vediamo di farla venire qui, così possiamo fare conoscenza anche con lei. Kelly LeBrock. Eccola qua. Benvenuta signora LeBrock, eccola qua, ecco, il grande protagonista questa sera è il nostro Steve Seagal, però lei è venuta con suo marito. Venga qui. Ecco, bravo, anche lei parla un po' di italiano? Un po' di francese. Un pochettino e un po' di francese anche, fortunato è avere una bella moglie molto. Così, hai capito? Da quanti anni siete sposati? How long did you get married? Seven. How long? Seven years. Sette anni. Avete bambini già? Due. Due bei bambini. Un ragazzo e un ragazzo. Ah, ma guarda che bello, fortunato. Sono dei bei ragazzi come lui? No, come me. Ah, come lei. Certo, se hanno gli occhi come a lei, sicuramente saranno dei bei ragazzi. Complimenti. Signora, anche lei verrà a lavorare in Italia? Are you going to work in Italy too? Sì, e mangiare. A mangiare, anche perché si mangia bene in Italia.
Pensate che forse farete qualche film insieme anche in avvenire? No. No, no. Niente. Ognuno fa una carriera a sé, ma per forza lui è un grande divo, deve lavorare per conto suo, lei altrettanto lavora per conto suo. Bene, noi siamo lieti di averli ospitati qua nella nostra trasmissione, facciamo loro tanti auguri e vorremmo fare anche un bel omaggio. Avete qualche bel fiore da dare in omaggio alla signora Lebrock? Ecco. Molto bene. Ehi. Il bacio l'ha dato a lei, avrei voluto avere io il bacio. Don Juan Rosso. No kiss for me. May I have a kiss for her? Uno e uno due. Tante grazie. Facciamo loro ancora un bel applauso. Complimenti. Ok, allora, tante grazie e tanti auguri. Noi adesso dobbiamo procedere con la nostra trasmissione. Steve Seagal e Kelly LeBrock.